Prego. Allora, Ricky, la prima cosa che ti chiediamo è, lo chiederemo a tutti, ovviamente è un tuo personale ricordo dell'uomo e del calciatore Mauro Bellucci. Beh, intanto ogni volta che si parla di Mauro, chissà perché, viene il sorriso, no? Il sorriso di una persona che comunque faceva trasparire sempre una gioia interna pazzesca, senza, aveva sempre voglia di scherzare, di sdrammatizzare, di socializzare, era sempre al centro dell'attenzione, quindi ogni volta che lo ricordo mi viene automatico il sorriso, appunto nel pensiero appunto rivolto a lui. E poi è stato per me un compagno di vita per quanto riguarda alcune trasmissioni condivise in qualche emittente televisiva privata, è stato mio compagno di qualche serata vissuta in maniera spensierata a Milano e devo dire che più lo frequentavo fuori dagli schemi televisivi e più ancora aumentavo questa sua simpatia, questa sua voglia di socializzare, di raccontare barzellette, di esasperare ogni tipo di concetto e di pensiero. Quindi è una persona a cui era impossibile non volere bene. Quindi la si cercava appunto, se volevi passare una serata particolare, spensierata, dovevi chiamare Mauro. Lui riusciva poi in qualsiasi momento a sdrammatizzare. Ti ricordo che la sua scomparsa però ti aveva colpito. Sì, colpito perché come tutte le scomparse cruente, poi chissà perché quando colpiscono un ex atleta, soprattutto come nel suo caso alle gambe, la cosa insomma risulta molto forte, come sono risultate forti le perdite di alcuni nostri ex colleghi per via della SLA, per esempio, che era una malattia che era poi indicata come una malattia particolare per i calciatori, che poi dopo si è rivelata poi una percentuale un po' fasulla perché poi ha coinvolto tantissimi altri settori. La morte di Mauro è stata una morte, secondo me, esageratamente cruenta nei suoi confronti. E potrei dire una banale frase che risulterebbe scontata, non se lo meritava, ma chiunque non si merita una morte del genere, perché è una cosa veramente pesante da sopportare, soprattutto per chi l'ha vissuta in diretta come la sua famiglia, come la sua compagna, come sua figlia, come tutti i cari che aveva intorno a lui. Io ho un episodio quando lui era appena stato operato e non sapevo che fosse all'ospedale. L'ho chiamato ed ero un po' con la voce tremolante perché ero un po' emozionato nel sentirlo in una situazione così grave, quindi mi mettevo nei suoi panni e probabilmente non avrei neanche risposto magari neanche alla telefonata. Invece lui ha risposto sempre con ironia, mi ha detto: Riccardo, guarda, facciamo così, per stemperare un po' la situazione perché vedo che sei un po' in difficoltà, ti racconto una barzelletta. Mi raccontò una barzelletta, cioè una barzelletta poi tra l'altro di Pinocchio che gli taglia le gambe, cioè una cosa. E poi mi disse, mi hanno detto che devo mettere delle protesi, sono venuti a farmi una visita e mi hanno chiesto: ma lei era un atleta, vero? Sì, però giocavo a calcio, adesso secondo me non si può più e magari posso fare altro, anziché le protesi mettetemi due pinne che voglio nuotare, cioè una cosa, ecco, questo è Mauro, sì, sì, sì. Questa è la forza, la profondità, la forza, no? Il morale. E poi tornando al discorso del fatto dell'essere cruenta, no? Questa morte è che lui si era già abituato alla nuova vita, senza gambe, già pensava: io andrò in carrozzina, mi metterò delle protesi, mi basta giocare a carte con gli amici, passare delle serate con gli amici, per lui era sufficiente quello, aveva già metabolizzato. E invece poi purtroppo non è stato ancora sufficiente neanche quello e sono subentrate altre complicanze e purtroppo sapete come è andata a finire, è stata molto molto pesante. Questione di mentalità, no? Quindi anche di belle persone che poi servono per fare un gruppo che vince. Ma Mauro, io non ci ho giocato insieme, ma credo che nello spogliatoio fosse una macchietta. Prima Beppe mi ha raccontato un aneddoto con Suarez, ve l'ha raccontato, e quindi questo è Mauro. È pazzesco, sì, no, lui secondo me nello spogliatoio era un qualcosa di importante per cercare di far cementare il gruppo. Certo, lo dovevi un po' gestire, ci voleva qualcuno che tirasse un po' dalla parte opposta, perché esageratamente, diciamo, entusiasta della vita, ecco, nello spogliatoio a volte gli equilibri vanno un po' conservati. Senti, fa strano vedere Simone Inzaghi da nuovo allenatore dell'Inter? No, fa strano perché tutti si pensava potesse rimanere Conte, però voglio dire, nel calcio ci sono dei cambiamenti repentini e questo cambiamento ha portato ad una scelta secondo me abbastanza, non ti dico scontata, però credo che se l'Inter
vuole continuare ad essere competitiva, deve avere degli allenatori che hanno caratteristiche importanti. Credo che sul palcoscenico degli allenatori che erano rimasti, lui fosse, diciamo, l'identikit adatto per sedersi sulla panchina. Ma a proposito di Conte, secondo lei riuscirà a trovare una squadra in questo anno comunque che risente ancora tanto della pandemia alle condizioni che dice lui? E riuscirà secondo lei a trovarla? Sai che non è uno dei pochi pensieri che non mi è mai entrato in testa, perché è un problema di Conte, però posso dire che è un top coach, quindi a livello europeo ci sono tante squadre, secondo me, che hanno un potenziale per poterlo coinvolgere, soprattutto in Inghilterra. Credo che in Inghilterra possa essere una la squadra inglese può essere una delle squadre che potrebbe accollarsi un programma di questo genere. Io glielo auguro, perché comunque Antonio gli voglio bene, perché è un amico, lo reputo un amico, e quindi gli auguro di trovare squadra e di potersi accasare da qualche altra parte. Mi dispiace molto che è andato via dall'Inter, perché il suo progetto era un progetto sicuramente importante, non era ancora completato ed è stato un peccato non poterlo completare. Non se l'aspettava l'avvio di Conte? No, nessuno se lo aspettava, quindi nessuno si aspettava neanche tutto quello che era successo precedentemente, quindi sono delle situazioni che a volte sono difficili da valutare da fuori, soprattutto. Quindi chi è all'interno credo che sia il più indicato per dare delle risposte. Anche adesso si parla di Hakimi, di un addio importante come quello di Hakimi. Sarà una perdita importante per l'Inter? Certo, sarà una perdita importante, però ci sono delle altre perdite altrettanto importanti che vanno risanate. Quindi credo che l'Inter lo faccia esclusivamente per ripianare alcune situazioni economiche. Quindi è inutile che ci lamentiamo che il calcio va in una direzione e poi ci meravigliamo se poi dopo le società devono far fronte a delle spese. L'unico modo per incassare è quello, appunto, di vendere dei giocatori richiesti, soprattutto. Per quanto riguarda Barella, sempre in vista dell'Europeo, cosa si aspetta da lui? E rischia di arrivare magari un po' stanco a questa competizione, visto l'annata che ha passato comunque con Conte, molto, insomma, intensa? Per quanto riguarda la stanchezza, credo che quando vai in nazionale sia abbastanza naturale che tu trovi delle motivazioni, sia abbastanza naturale che chi ti accoglie per una preparazione pre-europeo sappia che comunque arrivi da un campionato molto impegnativo. Barella, secondo me, non mi aspetto nient'altro di quello che è riuscito a esprimere in questi ultimi anni, non solo all'Inter ma anche al Cagliari. C'è una crescita continua, ha dimostrato di essere sicuramente un giocatore importante. È arrivato a Milano e spesso a Milano, quando si arriva, tanti gli tremano un po' il braccino, usando un termine tennistico, invece lui è riuscito addirittura a crescere e a dare un contributo importante dal punto di vista della personalità, dell'adattabilità alle situazioni, della fase realizzativa. Cioè, un giocatore completo, quindi io credo che Mancini possa dire di avere veramente un bagaglio di giocatori sicuramente di grande livello, grazie anche alle scelte che ha fatto, che sono state scelte importanti, a volte anche un po' azzardate, ma alla fine hanno dato i loro frutti.